Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video di Scusa Dolorosa. Faccio vedere come recuperare oggi, dopo tantissimo tempo, l'account PlayStation o Switch. Ora voglio vedere come si fa la Switch, invece farò un altro video in cui farò vedere come si fa la Play. Molto semplice. Andiamo su Epic Games, si chiama Epic Games. Accesso. Anche qui posso fare la cosa in inglese che è molto meglio. Vedete, sarà in italiano. Nintendo, molto semplice scrivere su Nintendo. Poi, cosa dobbiamo fare? Faccio vedere un video mentre io lo faccio. Accedi. Quindi adesso andiamo a scrivere di accesso e la password dell'account Nintendo. Ok. Fatto ciò vi chiederà appunto, adesso vediamo. Adesso vi diciamo, c'è un salto un piccolo pezzo perché purtroppo sto accedendo, non sto mi sto registrando. Però, quando ho creato un nuovo account, vi chiederà una cosa. Ovvero di creare, da un certo senso, anche un account Epic Games. Quindi, voi cosa dovete fare? Dovete prendere tramite le mail. Adesso, questo account ce l'ha tutti con un account. Però, se voi non avete nessun altro account collegato, nessun account Gmail collegato ad Epic Games, usate quello che vi ricordate sia le mail, sia la password. Perché io ho fatto un altro account. Non sapendo che mail è, che email era, che password era, che password c'era, e le infatti l'account della Play l'ho perso, quindi non so cosa bisogna fare, però dettagli. Cosa dobbiamo fare adesso quindi? Molto semplice. Vi chiederà appunto di scollegare un account, quindi chiederà l'email, l'account e la password. Voi andate a scriverla. E vi arriverà qua se serve un nuovo dispositivo, un nuovo browser, una nuova posizione, un codice di sicurezza se ti viene dal tuo telefono. Quindi vi manderanno un codice di sicurezza, in questo caso anche a me è arrivato. E lo vado a scrivere. Ok, continua. E guardate adesso. Ecco qua. Siamo su qua, sull'account Epic Games. Come vedete, qua, adesso il mio account Fates, scusa, vediamo, non lo fa vedere, qua, ok, si vede, è Fates, scusa, eccolo qua, e andiamo direttamente sull'Epic Games Launcher. Voi scaricate l'Epic Games Launcher, dopo essere accessi, accedete tranquillamente, come ho fatto vedere prima, in questo caso dovete mettere le mail che vi chiederà, quindi praticamente diventa molto più semplice. Voi, quando vi chiedete di collegare un account Gmail ad Epic Games, basta andate qua e sarà una cavolata veramente accedere. Mettete le mail, quindi questa qua è la mia mail. E poi la password, che adesso aspettiamo che carichi. Dopo aver messo la password, vi dovrebbe arrivare un codice di sicurezza ancora sul vostro telefono, quindi vi arriverà dagli SMS da Android. Non so se funziona da Apple, in teoria dovrebbe comunque arrivare. Ecco, noi siamo qua dentro. Come facciamo ad attivare il 2FA? Molto semplice. Andiamo su qua, sulla F, cosa qua, perché ho fix, scusa. Account. Ecco qua, arriviamo qua. Andiamo su password e sicurezza. Scendiamo. Autenticazione a due fattori. È molto semplice, ok? Io ce l'ho già attivata con via SMS, però io vi consiglio di farla. Cioè, voi adesso vedete come farla dalla mia email, però è tipo la stessa cosa. Configura. Vi arriverà un codice di sicurezza sul vostro telefono, in questo caso alle mail. In questo caso, ecco qua.
Vi arriverà un'email. Questo lo fate su mail, se no vi arriverà un SMS. Sulle mail in cui vi siete registrati Gmail, mi raccomando, oppure non so, Yahoo, quello che avete, vi arriverà un codice. Scrivete quel codice, autenticazione via email. Questo è il codice che ho messo, via email. Come vedete, ecco, vedete che mi siete collegati all'FA e appena aprite il gioco avete il balletto. Invece tramite app non so come funziona, mi sa che c'è, usa un'app Authenticator. Non so come si fa. E niente, ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto. Mi raccomando, mettete like, attivate la campanella perché uscirà il video su come collegarsi all'account Lego, attivare i codici appunto delle carte V-Buck e soprattutto come collegarsi all'account Lego. Ciao, raga.